Allora, eccoci di nuovo in non diretta, direttissima, perché qui andiamo di corsa, la regia sempre trafelate fra servizi, montaggi, entrate, uscite, ospiti che sono pronti. Voltiamo pagina perché parliamo di un importante congresso che si è svolto a Roma e che riguarda lo studio delle malattie dei tendini. È uno studio molto importante, ne parliamo subito con il professor Alessio Giai Via dell'ospedale San Camillo Forlanini, nonché docente all'Università di Tor Vergata, ortopedia. Professore, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti, grazie Allora, mille dell'invito, grazie a lei, ci dottoressa mancherebbe, grazie a Feliziano. lei di dedicarci del tempo perché insomma è una cosa molto importante. Allora, innanzitutto che cosa contraddistingue dalle altre società ortopediche quella, la vostra, la ISSIMULT? Qual è la differenza, professore? Sì, grazie. Allora, la ISMULT è la Società Italiana dei Tendini Muscoli e legamenti ed è l'unica in Italia che si focalizza sullo studio dei tessuti molli dell'apparato muscolo-scheletrico. Essenzialmente ci differenziano un paio di cose importanti. Una è che è una società estremamente multidisciplinare, il che vuol dire che ne fanno parte non solo i medici ortopedici, i fisiatri, ma soprattutto i fisioterapisti, radiologi, i ricercatori, scienziati dello sport, ingegneri, bioingegneri, e quindi questo ci permette di studiare una patologia a 360 gradi, cioè partendo dalle basi che la causano, alla diagnosi, al processo, al trattamento, al processo riabilitativo, e quindi riusciamo a curarla a 360 gradi. E soprattutto è una società estrema italiana, ma estremamente internazionale. E questo già lo dice il nome e la scelta del nome in inglese, essenzialmente perché il presidente, colui che l'ha fondata, è il professor Maffulli, che è stato professore in diverse università del Nord Europa e professore emerito alla Queen Mary University di Londra. E quindi nel corso della sua carriera ha stretto importantissimi rapporti internazionali. Noi stessi, insomma, lui ha creato anche un pool di ortopedici che si è formata non solo in Italia, ma anche all'estero. E quindi per questo abbiamo strettissimi contatti con molte università straniere. Senta professore, malattie del tendine, che sembrerebbe un problema non rilevante, invece non è così. Ecco, quanto sono importanti le patologie dei tendini e dei legamenti nella vita quotidiana? Sì, grazie. E sono molto importanti perché sono patologie estremamente frequenti e soprattutto possono affliggere persone di qualunque fascia d'età. Pensiamo per esempio al giovane sportivo che non riesce a correre perché ha un problema del tendine d'Achille, che è completamente diverso ad una signora anziana che non riesce più a pettinarsi perché ha una rottura dei tendini della spalla. Quindi per questo sono molto frequenti, ma molto diverse tra di loro. Se vogliamo pensare ad alcuni numeri, per esempio, appunto la rottura dei tendini delle cuffie dei rotatori, i tendini della spalla, sono estremamente frequenti. Parliamo circa di un 10-20% della popolazione intorno ai 50 anni e questa incidenza aumenta con l'età. Se noi arriviamo intorno ai 70 anni, e l'incidenza arriva quasi al 50% della popolazione. Quindi vediamo che sono problemi decisamente rilevanti. Certo, senta professore, durante il congresso si è dato molto spazio alla chirurgia dell'anca, che è una chirurgia abbastanza discussa e ci sono varie scuole di pensiero. Quali sono le pa principali patologie dell'anca di cui avete discusso? Sì, essenzialmente abbiamo discusso di due grossi gruppi di patologie che affliggono due categorie di persone molto diverse tra di loro. Da un lato l'impingement femoroacetabolare, che è una patologia che coinvolge, che colpisce soprattutto i pazienti giovani e sportivi, e dall'altro l'artrosi dell'anca, che invece è una patologia molto frequente. Pensiamo che più di 500 persone ogni 100.000 abitanti al di sopra dei 60 anni soffrono di artrosi dell'anca. E quindi, appunto,
A questo riguardo hanno partecipato diversi, appunto, iperspecialisti della chirurgia dell'anca da diversi paesi, non solo dall'Inghilterra, ma c'era un folto gruppo del Sud America ed è stato un momento molto importante di incontro e di confronto. Certo, senta, professore, invece la chirurgia mininvasiva, di che cosa si tratta? Se è possibile fare una protesi con la chirurgia mininvasiva? Ah, sì, grazie, grazie. Grazie per la domanda, perché questa è una delle domande più frequenti che ci fanno i pazienti. Dottore, posso fare la protesi mininvasiva? La risposta è sì, si può fare. Però bisogna capire bene che cosa significhi mininvasiva. Allora, mininvasiva non è sinonimo di piccola cicatrice, non è, insomma, non significa una piccola incisione, ma significa rispetto delle strutture profonde dell'organismo, quindi rispetto dei muscoli, dei tendini, dei legamenti e rispetto dell'anatomia. Ok? Quindi la chirurgia mininvasiva è una chirurgia che è stata ideata per essere il più possibile rispettosa dei tessuti e del paziente. Ad esempio, la cosa più tipica che chiedono i pazienti dopo l'intervento è: dottore, ma quanti punti mi ha dato? In realtà questo è irrilevante, insomma, non è tanto importante quello che noi facciamo sopra, ma quanto quello che facciamo dentro, perché insomma, adesso qui ho una protesi, se vedete, per esempio, una protesi, insomma, come è formata, con una parte che va nello stelo, il collo, la testa e una parte che finisce, che si impianta all'interno del bacino, vedete che comunque una protesi ha ha un discreto volume, quindi c'è bisogno di uno spazio per poter impiantare la protesi. Quindi quello che è importante è quello che viene fatto al di sotto. Noi che cosa facciamo? Utilizziamo attualmente una tecnica innovativa che è l'approccio anteriore diretto all'anca. Adesso se ne sente parlare molto. In che cosa consiste? Si va a ricercare, si fa un'incisione della parte anteriore della coscia, si va a ricercare uno spazio importante tra due muscoli importanti della coscia che vengono divaricati e quindi vengono preservati e si cerca di lesionarli il meno possibile. È vero che questa tecnica è un po' più complessa rispetto alle altre per tanti motivi. Ma il vantaggio per il paziente è evidente, insomma, è molto importante perché risparmiare ed essere poco invasivi sui tessuti profondi, questo permette innanzitutto al paziente di avere meno dolore nel postoperatorio. Certo, e poi maggiore veloce Si stanno. riabilitazione, no? Sicuramente sì, sanguinano di meno e quindi hanno meno problemi, meno complicanze nel post-operatorio e il paziente tendenzialmente si sente meglio nel post-operatorio e questo ci può permettere di metterlo. Insomma, il paziente può essere anche dimesso prima rispetto alle altre tecniche dall'ospedale. Molto spesso non ha bisogno di una vera e propria riabilitazione all'interno. Il regime di ricovero all'interno di una struttura riabilitativa. Il paziente può andare a casa tranquillamente dopo 3 o 4 giorni e fare la riabilitazione dal punto di regime ambulatoriale, con un grosso vantaggio per tutti, per il paziente stesso. Senta, invece l'artroscopia dell'anca è una nuova tecnica chirurgica che è appunto indicata per il trattamento dei dolori inguinali, soprattutto per persone giovani, giusto, professore? Sì. L'artroscopia dell'anca è una tecnica abbastanza recente, innovativa, che è indicata per il trattamento di una patologia tipica del paziente giovane e sportivo, che è la sindrome da impingement femoroacetabolare. Ovviamente, che cos'è? La sindrome da impingement femoroacetabolare è un'alterazione, è una patologia meccanica dell'anca, che a causa di diversi motivi, una conformazione anatomica un po' diversa dal normale, durante alcuni movimenti entra in contatto in maniera prematura con il bacino. Quindi cosa succede? Che
in base a successivamente alla pratica sportiva e con il passare del tempo questo contatto anomalo tra il femore e il bacino causa delle lesioni a livello dell'articolazione dell'anca, prima fra tutte la lesione del labbro acetabolare, che è una vera e propria guarnizione che sigilla l'articolazione dell'anca, e poi delle lesioni della cartilagine, come per esempio succede nel ginocchio, e queste causano dolore. Come si può risolvere il problema? Attraverso l'artroscopia dell'anca, che è molto simile a quella del ginocchio e della spalla, però tecnicamente è un po' più complessina. Si praticano delle piccole incisioni di 1 o 2 cm, 3 piccole incisioni per l'esattezza di 1 o 2 cm. Si utilizzano degli strumenti che sono più o meno grossi come delle penne, okay? Una è un'ottica, ci serve una telecamera, ci serve per vedere, dall'altra invece si utilizzano gli strumenti chirurgici e si va a riparare quelle parti dell'anca che sono state lesionate e si cerca di ridare una forma il più anatomico possibile all'articolazione dell'anca in modo da prevenire ed evitare questo contatto prematuro. E con le indicazioni corrette i risultati sono decisamente buoni perché la letteratura ha riportato che i pazienti possono ritornare a fare un'attività sportiva allo stesso livello prima dell'infortunio in circa l'80% dei casi e oltre, quindi è una tecnica efficace con le giuste indicazioni. Senta, professore, un tema importante trattato nel congresso è stato lo sport e la disabilità. Ecco, quanto è importante l'attività sportiva per le persone disabili? Sì, grazie. Sicuramente è molto importante. Ci stiamo accorgendo adesso che è molto importante l'attività sportiva per la rieducazione e la riabilitazione e per la vita delle persone disabili. Essenzialmente perché possiamo pensare a quello che è la definizione stessa di riabilitazione, perché secondo l'OMS il processo riabilitativo è una serie di misure che hanno l'obiettivo di ridurre l'impatto della disabilità nel paziente, migliorare i rapporti sociali, quindi migliorare l'integrazione sociale della persona e migliorare la sua qualità di vita. E attualmente si fa riferimento a quello che è un nuovo modello di salute e di benessere, che è il modello biopsicosociale. Bene, secondo questo modello biopsicosociale, la persona è al centro del nostro progetto riabilitativo e il benessere della persona dipende dall'integrazione di diversi aspetti, di 3 aspetti principali: biologici, psicologici e sociali. Ok? Quindi all'interno di questo panorama, il reintegro sociale di un paziente con disabilità, sia dal punto di vista delle relazioni pubbliche con altre persone, sia anche dal punto di vista economico, ovvero lavorativo, è estremamente importante. E quindi in questo caso lo sport e l'attività sportiva può essere veramente uno strumento importante per la rieducazione e per migliorare la qualità di vita del paziente con disabilità. Certo, senta professore, noi in campo sanitario sentiamo parlare spesso di eccellenza, ma ci può spiegare nello specifico cosa significa proprio eccellenza in sanità? Sì, certo. Allora, questa forse sarà una risposta un po' più soggettiva dal mio punto di vista, è un po' meno scientifica. Io credo che eccellenza si riferisca soprattutto alla dedizione, alla ricerca, alla passione e al sacrificio degli operatori sanitari, non solo dei medici, ma degli infermieri, di tutti quelli che lavorano nell'ambito sanitario. Ad esempio, perché? Perché la tecnologia, sì, è vero, ci viene in aiuto, è fondamentale, ma dietro c'è sempre una persona.
Ovviamente noi possiamo avere un robot di ultima generazione, un sistema super sofisticato per la chirurgia navigata, però se l'indicazione non è corretta, noi possiamo fare un intervento tecnicamente perfetto, ma non risolviamo il problema del paziente. Il Certo. paziente non ne trarrà beneficio. Quindi, per quanto riguarda l'eccellenza, credo che sia proprio la passione e il continuo studio della medicina e della letteratura che possa determinare quella che viene detta, cioè quella che viene detta eccellenza. Da questo Bene. punto di vista, Prego, sì, prego, professore, finisca. scusi. Da questo punto di vista, credo che la società, la Ismult faccia un lavoro di eccellenza. Perché è una società molto attiva nel campo della ricerca e soprattutto ogni anno pubblica quelle che sono delle linee guida per il trattamento delle patologie muscoloscheletriche. Ha pubblicato le linee guida per le rotture del tendine d'Achille, per le rotture dei tendini della spalla delle cuffie dei rotatori, dei tendini dei legamenti del ginocchio, delle lesioni muscolari. E questo è stato possibile solo grazie alla dedizione di tutti coloro che partecipano e ne fanno parte. Quindi credo che questo sia il punto principale. Bene, io la ringrazio, ringraziamo il professor Alessio Giaivia, ortopedico dell'ospedale San Camillo Forlanini, nonché professore presso l'Università di Tor Vergata. Grazie professore per essere stato con noi. Grazie. Alla prossima intervista, buona serata. Buonasera, grazie mille. Grazie a tutti. Bene, diamo la linea pubblicità, poi ancora ospite, Rotocalco 264.